Buon salve figliuoli, bentornati a Suikoden 2. Bentornati, bentornati. Siamo a caccia di vampiri in realtà. Dobbiamo andare a trovare Necrord e fargli un culo con un capannone. Intanto ringrazio Mr. Tattoo94 che si è abbonato durante la schermata di caricamento. Le musiche sono bellissime di questo gioco, sì, l'abbiamo già detto Coril, ma voi dovreste notare in questo preciso istante che nel mio team c'è qualcosa di strano. Non so se avete visto Long Chan Chan in questo preciso istante, che ha 999 punti vita. Ripetete con me: 999 punti vita, perché è di livello 99. C'era un bug interessante in Suikoden 2, un bug che riguardava tre personaggi per l'esattezza: Long Chan Chan, Hoi e Georg. Questi tre personaggi hanno un'elevatissima probabilità di joinare il vostro gruppo, la vostra armata, al massimo livello, a livello 99. Questo li rende, al momento del reclutamento, dei personaggi rotti e incredibilmente potenti. Notare, oltre a Long Chan Chan, sono sceso nella locanda, c'è Leona e posso prendere il team. Se io cambio uno degli altri personaggi, tipo, boh, tolgo Killey e ci metto un altro, Hoi è nella stessa situazione. Livello 99, statistiche a fiamma. Tutte le rune possibili sbloccate. Sono rotti, ovviamente sono rotti. Io Lon Chan Chan lo uso sempre perché è immortale. Fondamentalmente non può morire. È uno dei personaggi più forti del gioco, anche livellato al massimo, ovviamente, perché ha delle statistiche mostruose. Però quello che paradossalmente è il più forte di questi qua, quando lo trovate, è Georg, che ha soltanto una runa. Grazie per l'iscrizione da Nerd Returns. Che ha soltanto una runa, però quando lo trovate è talmente equippato forte, è talmente forte a livello di statistica che ammazza tutto con due colpi. Hoi non lo prendiamo in realtà, perché in realtà il paradosso è che se li portate a livello 90 e qualcosa, personaggi come... Dove sta? Killey. Personaggi come Killey o Sheena o Luke, portati al massimo, sono più forti di Long Chan Chan, di Georg o di Hoi. Però, ripeto, avere un personaggio di livello 99 adesso è devastante. È ovviamente devastante. Infatti, mi sa che mi basterà Long Chan Chan e basta per ammazzare tutto. Nel frattempo, vabbè, a livello di formazione ci siamo, quindi andiamo. Sì, l'ho trovato veramente al 99 Final Nero, non stavo scherzando. Comunque, dobbiamo andare a trovare. Ci siamo risvegliati a Crom dopo che Tinto è stata presa dai non morti. Abbiamo appunto Long Chan Chan che è potentissimo. Abbiamo tutti gli altri che stanno benone, sono tutti belli sovralivellati. E se scendiamo verso sud, dovremmo trovare un'altra nostra vecchia conoscenza. Eccolo qua. Khan! È da tanto tempo che non ci vediamo, Victor. Non ti ho visto per un po'. E neanche tu, Lord Ryo. Beh, se non è Khan, guarda un po' chi c'è. C'è Khan. Stai cercando anche tu, Necklord? Beh, sì, qualcosa del genere. In realtà voglio sigillare l'anima di Necklord. Sigillare la sua anima? Khan l'avevate già visto, tra l'altro. Sì, è un bug, Medlow. È proprio un bug. È solo per quei tre personaggi lì, tra l'altro. Ho realizzato che anche se creassi una barriera sacra e tu riuscissi a distruggere il corpo di Necklord usando la spada del drago, la spada della stella drago, se la sua anima non venisse sigillata, potrebbe comunque tornare in vita. E quindi come lo facciamo? Beh, ho trovato qualcuno che ha quel potere. Anche quel qualcuno sta cercando Necklord e nel villaggio di Tigermouth. Stavo cercandolo, ma quando ho sentito che Tinto era caduta, sono venuto qua pensando che foste da queste parti. Ok, perfetto, andiamo a incontrare questa persona che dovrebbe avere il potere per sigillare Necklord. Ok, ma questa persona ha una personalità difficile, quindi non fatela arrabbiare. Tra l'altro continuo a dire him, e in realtà non è un lui, è una lei, perché è Sierra, l'avete già vista dormire prima. Tigermouth Village dovrebbe essere vicino se andiamo a sud da qui. Ryo, non importa quanti zombie uccidiamo, se Necklord è qui, torneranno sempre in vita. Andiamo a cercare questa persona col potere di cui Khan stava parlando. Per la cronaca, io Khan lo metto nel convoglio, non lo voglio nel gruppo perché in realtà il mio gruppo è molto più forte di lui. Anche se forse posso sostituirlo, no, non posso sostituirlo a Nanami. Quindi va nel convoglio e sti cazzi, yes. Però Resurrection non è male. Quasi quasi levo. No, Luke è troppo forte. Killey.
Kill è troppo forte. Lo metto nel gruppo quando mi posso levare dal cazzo Nanami. Per il momento va benissimo così, sì. Lo tengo in convoglio. Cambiare la formazione no, perché sono tostissimo e sono fortissimo, va bene così. Comunque, abbiamo preso Khan! E possiamo fare... Niente, in realtà nulla di particolare. Qua mi sembra che non ci fosse il tizio per potenziare le armi. Non vorrei dire una cazzata. Qua c'è Lin. Forse c'è, forse... O non mi ricordo se era qua o era Tinto. Adesso lo cerco. No, qua c'era il coso. Non mi ricordo se c'era il fabbro per le armi in questa città. Sto usando l'EPSXE. Non c'era l'armorer qui? Sono confuso io? Mi sembrava ci fosse l'armorer in questa cittadina. Evidentemente mi sbagliavo. Vabbè. Era a Tinto. Quindi mi attacco al cazzo. non posso potenziare le armi, ma vabbè, ma tant'è. Sono comunque molto molto potente, non dovrei avere grandissimissime problematiche. Anche se un potenziamento alle armi l'avrei fatto proprio volentierone. Va bene, andiamo a Tiger Mouth, ragazzi. Questa è la Tinto Mine. Tiger Mouth era lì a destra, no? Pure no. Dove stava Tiger Mouth? Vabbè, qua posso fare l'auto, perché tanto con Lon Chan Chan che cazzo volete che mi faccio? 999, Dio Bonino li ammazza con un colpo e Kille è l'altro che li ammazza con un colpo, tutti. Gli ha fatto un doppio critico addirittura, ecco. Cioè, questo è quello che succede quando c'è uno di livello 99 nel team. Long Chan non sale neanche più di livello, perché è al massimo già. Allora, Tiger Mouth dove stava? Qua è Tiger Mouth. Questa qua è Tiger Mouth. Esattamente. Allora, lì, eccola, lì c'è Sierra, ma prima di andare da lei, non c'era veramente un coso per affilare le armi. Vabbè, andiamo da Sierra. Sierra è la originaria proprietaria della Moon Rune, che è quella che permette a Necrolord di fare tutte le porcate che fa. È anche carina per una vampira, però pur sempre una vampira. Dicono che il villaggio di Tinto è caduto nelle mani dei vampiri e degli zombie. Sei uno di loro, non è così? È vero, è vero. Cosa stai facendo qui? Hai passato tutto il tempo chiuso nella tua stanza alla locanda, e Sierra non parla. Ehi, perché non dici qualcosa? Ehi, lasciate... Aspettate un minuto. Cosa sta succedendo qui? Vattene da qui. Questa maledetta è una di loro. Maledetta, sì. È così. Questa donna dal viso pallido è troppo sospettosa. Donna dal viso pallido. Smettetela e crescete. Questa piccola ragazzina. Piccola ragazzina. Sierra si sta incazzando fortissimo. Chi diavolo credete che io sia? Dal mio punto di vista siete tutti dei ragazzini. Tutto il casino che state facendo hanno disturbato il mio sonno. Dovrete pagare per questo. E spara fulmini. E scappano tutti. Sierra è un personaggio favoloso comunque. Ah. Maledizione, sono davvero stanca, non ho dormito abbastanza. Che Khan, pensi che sia questa la persona? Sì, è proprio lei. Sei Lady Sierra, immagino. Chi siete voi, gentiluomini? Sono assonnata, quindi se volete qualcosa ditemelo velocemente. Sono uno del clan Marley. Ah, un cacciatore di vampiri. Per un umano sei sicuramente curioso. Maestra Sierra, Mistress Sierra, sei anche tu alla ricerca di Necrolord, non è così? Devo ritrovare la Moon Rune che mi ha rubato. Non possiamo però unire le forze. Gli umani sarebbero soltanto un ostacolo per me. E parla la Star Dragon Sword. Ha, guarda un po' chi sta parlando, vampiro. Tu sei la Star Dragon Sword. Ma che stai facendo qui? È una relazione da cui non posso separarmi. Sono arrivato fino a questo villaggio. Sei arrivata fino a questo villaggio. Pensavo ti fossi già ritirata. Non voglio certo sentirlo da te. Non voglio certo sentirmelo dire da te. Nascosto come che ti fingi una spada da essere usata, che viene usata dagli umani. Maestra Sierra, per favore, unitevi a noi. E va bene, possiamo anche provare. Ma se mi rallentate, vi ucciderò anche voi. Cosa farai, Rio?
Facciamolo, anche perché Sierra è una delle 108 stelle del destino, ragazzi. Ah, sei un ragazzo coraggioso. Lei, Sierra, ci mette alla prova. Ma in realtà è debolissima, è uno dei boss più facili del gioco. Davvero, è veramente una cazzata di boss. Posso attaccare con tutto, posso anche solo difendermi con Luke e eliminarla e basta. Ha tipo 1000 punti vita, va giù come se fosse niente. Pia un sacco di schiaffi. Lon Chan Chan l'ha pure schivata. E kill i mo, mi sa che l'ha finita. In un turno. No. L'ha pipistrellato fortissimo. Ha tolto anche un botto in realtà. Posso continuare con l'automata. Toglie un botto, Sierra, eh. Ha schivato. Vabbè, ha tolto un cazzo. È anche avvelenata in realtà. Oddio, toglie un botto, ma non per i punti vita dei miei personaggi in realtà. Molto disrespetto da parte di LC Chan, è vero. Ancora kill lei sta attaccando, ma non basterà ucciderlo. Anche se lo manda un po' a male. Schivata. No, kill gli fa un botto di danno. Chan toglie poco, ma è un tank. Non ha bisogno di togliere tanto. Allora, vabbè, attacchiamola. Con Ryo ho la runa della Mother Earth, quindi... no, uso Bright Shield. E curo tutti di un po'. Con Victor posso usare la Titan, anche se colpisco dopo, che se ne frega. Nanami ha la cura, no. Avrei bisogno di qualcuno con la cura. Vabbè, Healing Wind in realtà su Killer adesso mi fa paura. Lui è fortissimo e fa paura. Potrei mettergli la Lightning dopo. Dopo gli metterò la Lightning. Tanto la Blue Gate mi fa malissimo. E lui attacca. Chan toglie poco anche perché non ha l'arma potenziata. Cioè ha l'arma a livello 9. Però ripeto, è talmente forte come tank. Chi se ne fotte. Che ne pensi di Metro Exodus? Ma a me non sembrava... Oddio, ho fatto veramente un cazzo quella Blue Run, Luke. Non me l'aspettavo. Dai, Long Chan non può neanche toccarlo. Oddio, Sierra si è trasformata nel pipistrellino bianco. Che carina. L'abbiamo battuta. L'abbiamo stesa. A me non sembrava male Relore, però non l'ho giocato tutto, quindi non ti posso dare una valutazione. L'abbiamo stesa. Per un umano sei davvero bravo, sei davvero forte. Qual è il tuo nome? Ryo, ok, ti lascerò essere il mio braccio destro. Oh, grazie. Ah, ok. Vi porterò dove si trova Necklord. Comunque, torniamo al villaggio di Chrome. Sierra ora fa parte del gruppo. Sierra ha magia incredibilmente alta e la runa dell'oscurità, oltre che la full moon. È potente, è molto molto potente. Dovreste però privarvi di un qualche altro personaggio per metterla e quindi va benissimo nel convoglio. Anche perché non potete riequiparla, quindi tenetela pure nel convoglio. Allora, qui non c'era il coso per potenziare le armi, porca vacca. No, è davvero soltanto a tinto e quindi sono fottuto. Mi sa che il fabbro era veramente solo a tinto e quindi niente, non ci posso fare nulla. Posso andare a dormire e salvare nel lean, che comunque può tornarmi comodo.
Già che ci sono, salvo anche manualmente, ragazzi, perché se sballo le cose col salvataggio dell'emulatore o mi foto qualcosa, sono nei guai. Porterai in live Tetris 99, non ci sto giocando Drebinai, non so se valga ancora la pena farlo, visto che comunque l'hanno provato, l'hanno portato in live tutti. Qua sono a pieno? Sono pieno. Torniamo a Chrome. Dobbiamo fare un piano per eliminare Necklord. Temibilissimo Necklord. Questo muore talmente veloce. Potrei dargli la Wind Rune a Ryo, in realtà. Se trovo un Rune Master. Posso rimanere da queste parti. Ma mi sa che mi attacco al cazzo e mi devo tenere. Killy, com'è nel mio party? È molto semplice. Fury Double Beat. La combinazione di rune più forti per un attaccante fisico che esista sulla faccia della terra, ragazzi. Non ce ne sono di più potenti nel modo proprio più assoluto. Lui ha un Magic Ring, ma non gli serve un cazzo in realtà. Vai. La Cape of Darkness, però. No, peccato che lo può usare pochissima gente questo. Vabbè, sti gates. Non mi ricordo se erano tutti nell'in o erano tutti nella casa qua sopra. Mi sa che erano tutti nell'in. No, non erano tutti in lì, quindi ho sbagliato, erano nella casa di sopra. Ma le musiche, ragazzi, di sto gioco sono un capolavoro assoluto, cioè veramente niente da fare. Cioè, la colonna sonora di questo gioco è incredibile. Sono tutti qua? No. Allora è l'altra casa. Mi sono dimenticato già che cazzo di casa era uscito, bravo Aligi. Questa qua? Ok, sì. E Klaus ci informa, sei tornato, Lord Ryo. Chi è questa? Ah, questa è... Sono chiamata Sierra, come donna che viaggia da sola. Sono stata attaccata da... Sono una donna che viaggia da sola, che viaggiava da sola, e mi hanno attaccato dei ladri. Fortunatamente queste persone mi hanno salvato. Oh, deve essere stato terribile, dice Klaus. Sì, sei amico di queste persone. Qual è il tuo nome? Sì, il mio nome è Klaus. Ma che bel nome. Io devo andare a prendere delle informazioni per Lord Shu. Per favore, scusami. Sierra pare avere un debole per Klaus. Ah, è così carino. Ehi, non andare a... Non fare trucchi strani a dei giovani promettenti. Bene, sono stanca e ho sonno. Mi riposerò anch'io. E andiamo tutti a nanna. Ci vediamo dopo, Ryo. Riposati. E noi andiamo a riposare. Adesso possiamo levarci dal cazzo Nanami. Che però è un personaggio abbastanza forte. Io la metterei nel convoglio perché voglio usare o Khan o Sierra. Khan è più interessante perché ha la resurrezione. Quindi mettiamo Nanami nel convoglio. Killay lo teniamo così. Luke lo mettiamo dietro. Non possiamo, se abbiamo bisogno di altra gente, va bene. Andiamo a recuperare Khan. Khan va giù dopo che è pronto. Sierra qua che se la ronfa. Proprio non ha un cazzo di problema a questo mondo, Sierra. E si scende. Ed eccoci qua. Oh, Ryo, ora siamo nei guai. Perché prima no, eh? Cosa? La mia Lily è... Jijimu ha scoperto che sua sorella Lowen è stata presa da Necklord, è stata rapita da Necklord. E il mio servo Marlo ha visto due persone portate via. Marlo era in ritardo mentre scappava, ma ieri è riuscito a scappare, e mentre stava scappando... Vabbè,
ha visto le persone che erano state portate via. In ogni caso, dobbiamo muoverci perché non sai mai che cosa combinerà Necklord. È perché siete troppo lenti, dovete essere molto più consci del fatto che siete dei miei follower. Quindi Sierra... Ah, buongiorno, Sierra. Oh, hello. Ah, oh, buongiorno, Klaus. Ho un po' di sete. Mi chiedevo se potessi prendere qualcosa da te. Vuole bere il sangue di Klaus? Ma sì, certo. non credo che abbia capito. Victor, Sierra e Rio, è quasi tempo per fare la battaglia finale. Entriamo, andiamo a Tinto, dove si trova Necklord. Esatto, ho dormito bene, quindi mi sento davvero bene. Ma che cosa faremo? Sicuramente ci saranno degli zombie tutti attorno a Tinto. Beh, c'è una caverna a est del villaggio, un tunnel della miniera che è collassato prima, e l'interno di quella caverna e del tunnel della miniera sono connessi, quindi possiamo andare a Tinto dalla caverna. Abbiamo anche Victor. Yes, e cambiamo la formazione subito perché Luke non lo vogliamo davanti. Invece Lan Chan Chan lo vogliamo davanti e come. Ok, andiamo Rio. E adesso possiamo decidere chi mettere. Io di norma metto Khan perché ha la runa Resurrection. La runa Resurrection è molto molto utile. Non solo, Shadowbane è di livello 12, quindi Khan è molto molto potente. Sierra... la metto nel convoglio. È forte anche lei con la runa Darkness, ma non così forte come si potrebbe pensare. Khan invece è bello incazzato ed è di livello molto elevato. Ciao, Plissken. E Klaus è andato via. Cosa? Acqua? Gli ha portato l'acqua a Sierra ed è andata via. Allora, qua come detto non c'è nessuno per le rune e nessuno per fare le armi. Quindi ora come ora sarebbe forse una buona idea andare via, ma sì, me ne sbatto il cazzo, vado a picchiare Necklord lo stesso. Che problema c'è? Povero Klaus, esattamente. Anche Klaus è un gran bel personaggio. Ci sono tanti bei personaggi in Suicode. Considerando che sono 108, non è una cosa così scontata, ragazzi. Allora, si va nella caverna. Questo è un dungeon abbastanza incasinato, se non ricordo male. Pieno di passaggi, cose segrete. Ci sono anche un paio di Master Robe in giro. Infatti qua c'è l'acqua. Qua sotto si può andare. Questo è un bel labirintone, cazzo. Infatti di qua non si va. Non ho ancora trovato neanche un incontro random, curiosamente. Qua si va. E da dove sono arrivato? Mi sa che qua non ci sono i random encounter. Non in questa zona, almeno. Ecco, in questa caverna c'è anche Mazus. C'è anche Mazus in questa caverna, che è uno dei maghi più potenti del gioco. Ma Mazus no... Oh, qua c'è... Mi sa un passaggio... No. Ma Mazus non potete reclutarlo adesso. Potete solo, insomma, passargli davanti. Qua? Sono nella parte giusta? Mi conveniva andare a destra. Mi sa che mi conveniva andare a destra. Luke è corta distanza, ma non lo userai mai dalla corta distanza, Coril, perché non ha difesa. Non ha difesa e non ha attacco fisico. Luke lo si usa come è, infatti è qua. Per quello che ho preso potevo anche sbattermi nel cazzo. Luke è soltanto un mago ed è messo come corta distanza probabilmente per non renderlo troppo sgravo, perché se l'avessero messo anche dalla lunga distanza sarebbe stato troppo forte. Ma è così anche Mazus, cioè tutti finalmente dei random encounter. It was about fucking time. Sbattiamo sti zombie. Ah, non ha nessuno la runa Lightning. Questa è una stronzata da parte mia, perché Lightning è tipo la runa più forte del gioco contro i non morti. Vabbè, sti cazzi. Dovrei cavarmela lo stesso. C'ho Lan Chan Chan di livello 99, difficilmente mi potranno ammazzare, però. Luke, se non erro, ha anche la Wind Rune, o forse no. La Cyclone, sì, quindi comunque ce le ha le cure, va bene. Dovrei avere un team comunque abbastanza forte per spaccare il culo a... Vabbè, c'ho Lan Chan Chan di 99, come ho già detto, non dovrei... Dovrei avere grandissimi problemi a rompere il culo a Coso. Allora...
qua, se può andare a sinistra, non c'è la minchia. A destra. Questi muoiono prima ancora di toccarmi. Però è tutta esperienza per i tre vari altri personaggi. Sì, comunque Lonchan Chan toglie poco quando non fai critici, perché quando fai critici sono comunque cazzi per tutti, eh. Kill il doppio attacco. Bam bam. Victor è lento, ma state tranquilli che se lo fate incazzare. Qua mi sembra che i nemici potessero droppare anche degli oggetti abbastanza rarini. Ma non mi ricordo che cosa. Allora, adesso, sinistra, vado di qua. E c'è l'acqua, non mi frega un cazzo. Ecco, altri zombie. Ah, c'è anche la vampira dietro. Vabbè, dovrebbe morire pure lei con l'auto. Bam, bam, no, no, bam, cian, cian. 519 di critico. Oh, i zombie mi hanno attaccato. Oh no. Guarda che cosa gli fa, eh. Muoiono tutti proprio malissimo. Lei al secondo auto muore peggio. Neclordia. Ecco, le Neclordia droppano un po' di roba, no? Hanno tolto un cazzo. Che è? Lui ha la protezione automatica dalla magia. Quindi ciao proprio. Ciao Neclordia. E abbiamo preso un po' di esperienza. Oh, ecco, droppano le Master Garb. Vabbè, ciao proprio. Ciao proprio. Cioè, se io al Cician Chan gli equippo la Master Garb. No, la Master Garb non è questo, quindi. Che cazzo era? Minchia, la Master Garb è potentissima. Forse la può mettere lui. Sì. Puttana troia. Difesa 45, strength più 15, tech più 15. Mi sa che invece di me... No, la metto a lui. Che così non muore, perché è il mio healer. E a lui gli posso mettere la Dragon Armor. E quindi ciao proprio. Khan non gli posso mettere un cazzo se tiene la roba che c'ha. Ma vabbè, non è un problema abbastanza grave. Minchia, le Master Garb se ne troppo un pochino. Ah, qua posso andare. Sì, 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 sì. Full Helmet. Stone of, of Magic Defense. Allora, iniziamo. Stone of Magic Defense la usiamo su Ryo. Il Full Helmet lo equipiamo. Oddio. No, non può metterlo Ryo, ma può metterlo Victor. No, neanche lui. Però che cazzo può mettere il Full Helmet, scusatemi. Perché non lo può mettere nessuno sto cazzo di Full Helmet? Khan lo puoi mettere, no. Vabbè, niente, il Full Helmet non me lo può mettere nessuno per il momento. Chan ha perso ben un punto vita. Eh sì, adesso sono cazzi. Sai che il Full Helmet allora lo può mettere, posso mettere solo i cavalieri, lo può mettere solo Miklotov. Che anche lui comunque se lo livellate arriva ad avere due slot rune, sono cazzi per tutti, eh. Qua c'era qualcosa di fattibile, mi sa che non c'era una minchia. I cavalieri, esatto, quindi soltanto Miklotov e l'altro. Nord no, prima sud. Ah, qua c'è una frana che non si può aprire per il momento. Ah, ok, devo salire di qua. Qua mi sa che c'è un'altra Master Guard. Vabbè, se non mi, magari mi droppa di culo ancora dalla Neclordia. Vediamo. Bram. Minchia il Cician. C'ha la runa Lightning, cazzo. Contro gli zombie e il Cician mi sa che spacca il culo a tutti. Me ne hanno parlato bene di Alita, Grimpaton. Ti devo dire la verità. Minchia, gli ha fatto critico kill e alla Neclordia. L'ha disintegrata. Se Killey fa un critico con la Rage Rune, non c'è più un cazzo da fare per nessuno. Proprio tanti saluti. Master Garb. Equipment. Sì, se gliela metto a Killey proprio... Cioè, strength più 15 e tech più 15 a Killey. Ora mi voglio far vedere che cazzo succede. Victor ha la Dragon Armor, ma lo sto tenendo più che altro come tank anche lui. Ma Killey con quella roba lì è rotto.
Kill lei con la Master Garb e con le due rune lì è rotto. Tanto se riuscivo a comprarne due di Rage Runes e doppio attacco, vabbè, li sto massacrando, cioè, no? Neanche riesco a toccarli, vabbè. Sono un po' sgravino, ragazzi, lo ero anche con Luca Blight, sono un po' troppo forte. Sono veramente... ho rafforzato un po' troppo il team. Sono un po' troppo forte. Però i boss che ci sono qua non sono da sottovalutare comunque, eh? Non sono stronzi il giusto, cioè non vanno comunque sottovalutati, possono farvi il culo. Necklord in particolare è bello incazzato. Ce n'è uno prima di Necklord, c'è tipo un golem, mi ricordo, un golem, tipo. Ma Necklord è proprio bello incazzato. Necklord è un boss molto difficile, a sinistra o su? No, qua ancora frana, quindi un cazzo. Altri scheletri del cazzo. Ma io non è che abbia farmato particolarmente Dark Cavaliere, è che conosco le combinazioni di rune giuste. Cioè, la prima volta che uno gioca sui coder magari non sa quali sono le rune ottimali, l'equipaggiamento ottimale. Io ho comunque costruito il team con dei personaggi che sono molto forti e molto ottimizzati. Poi vabbè, le Cician 99 è rotto, come ho detto. Però è anche per questo che è molto più facile. Io la prima volta che avevo giocato sui Coden, che non avevo la minima consapevolezza di come funzionasse. Cioè, oddio, sapevo come funzionava, avevo capito come funzionava il sistema, ma non avevo idea di quali fossero le rune forti, di quali fossero quelle scarse. Avevo avuto infinite difficoltà in più. Adesso qua, cioè, adesso qua c'ho un team di gente rotta completamente. Perché El Cician, Luke, Killey e Victor sono tra i personaggi più forti del gioco. Non c'è un cazzo da dire. Esatto, poi ho pure i Bucky dalla mia parte. Nel senso che comunque ho i personaggi livelli 99. Cioè, se avessi preso anche Oi, tanti saluti a tutti. Oh, finalmente! Gli unicombi. Questi me li ero dimenticati. Che belli gli unicorni zombie. Poi mi sciotta comunque El Cician, però. Che belli gli unicorni zombie. Dai, secondo attacco. Certo. Tanti saluti a tutti. Danno un sacco di soldi gli unicombi. Gli unicorni zombie, ragazzi. Ripeto, come si fa a non voler bene a questo gioco? Cioè, è la roba più bella del mondo. Ok, qua ci sono. Old book. Ok, altro set di finestre. Molto bene. Rompiamo il culo anche a sti scheletrini. Questi sono veramente unici adesso. Gli unicorni zombie sono veramente unici. Mi piace anche molto l'animazione degli scheletri che si disintegrano quando li menate. Niente, non riesco neanche a colpirli quelli che ci abbiamo davanti. Sono talmente forti a livello di agilità e punti vita che cazzo volete che gli faccia. Ma poi la cosa bella è che io adesso sto facendo semplicemente le battaglie in automatico, perché sono super fortissimi i miei personaggi, quindi ammazzano tutto. Steel Shield, peccato che non ho nessuno che usa lo scudo. Non ora, se non altro. Di norma Mikrotov me lo metto in team al posto di Victor. Un'altra. Stanno incominciando ad aumentare gli encounter. Dicevo, non mi ricordo, ho perso il filo. Fulminazzo, quanto male che mi hai fatto. Khan è l'unico che subisce dei danni abbastanza sensibili, in realtà, del mio team, per il semplice fatto che non posso riequipparlo. Che poi è il motivo per cui la maggior parte delle volte uno lo mette nel convoglio. Cioè, metti Khan nel convoglio perché non potendolo riequippare te lo trovi sì di livello alto e sì bello potenziato, ma anche con un equipaggiamento di merda, perché ha armatura de pelle e fa cagare. Invece di norma il tuo team è molto più forte di così. Allora, qua a destra? No, sbagliato, sinistra. Magari trovo qualcos'altro. Oddio, in realtà mi sa di no. Forse sì. No. Non c'è niente neanche di nascosto. Vabbè. Si torna a destra. E tra l'altro io lo sto giocando senza la quest per prendere l'eroe del primo Suikoden. Perché in realtà il personaggio più forte del gioco, ragazzi, è Tyr McDowell. Tyr McDowell è rotto, completamente. È ancora più rotto dei personaggi che vi arrivano a 99, è ancora più rotto di Pesmerga, che è uno degli ultimi che si trova, che è il Cavaliere Nero, che è fortissimo. Che poi, infatti, il mio team finale c'aveva dentro Pesmerga, c'aveva dentro Flick, c'aveva dentro Killey, c'aveva dentro non Luke ma Mazus, e poi gli altri che giravano, in realtà, gli altri due che giravano. Thank you.
Sì, con McDowell rompi letteralmente il gioco. Ma anche perché ha una runa che è potente quanto la Black Sword rune ed è potente quanto la runa dello scudo. Quindi McDowell è proprio troppo potente. Ok, bene. Mi ricordo neanche che cazzo faceva il Silver Necklace. Ah, eccolo, lì c'è Mazus, ragazzi. Questo coglionazzo qua sotto è il mago più potente del gioco assieme a Luke. È veramente molto molto forte. Non è che ci sia da girargli attorno. Questo è bello, ma non lo può mettere lui. Forse lo può mettere... esatto. Questo è ottimo. Mi metto i boots, così non posso mettergli altro. No, anche lui niente Silver Necklace. Neanche lui niente. Va bene. Comunque lui è bellissimo. Cioè lui dopo è in una zona di merda, perché devi rifarti tutta la caverna per riprenderlo, mi sembra. Non mi ricordo se c'è una scorciatoia or something. Ma lo dovete andare a pigliare a tutti i costi, Mazus, perché è... boh, è veramente, cioè, troppo forte. È un mago che ha magia più alta di Luke, che già a livello di statistiche è esageratissimo. E in più ha due rune potentissime, Mazus. Però lo potete prendere solo quando avete il castello a livello 4, il che vuol dire avere tipo, mi sembra, 100 e passa stelle del destino. E io ancora non le ho. Allora qua non ci posso salire, per ora. Posso andare qua da Mazus? No, ho sbagliato anche la strada lì. Dove cazzo dovevo andare? Aspetta. Rifacciamo la strada. Allora, se scendo qua, non prendo Mazus, torno qua. Quindi posso risalire qui. E abbiamo capito. Tanto Luci Chan rompe il culo a tutti, ha fatto il triplo critico. Va bene Luci Chan, non gli rompere le ossa così forte, dai, ti prego. Cioè, provo pietà per sti poveri stronzi. Vabbè, sono morti tutti. Mi è rimasto in piedi uno solo. Forno up and reason. Ci siamo. Allora, siamo qua. Devo ricordarmi come cazzo si arriva a Mazus, però. Ho salvato qua lo state per vedere. Allora, se vado giù di qua... sbaglio. Se vado giù di qua... si può andare di qua in qualche modo? No. Devo fare il giro più lungo. Se vado giù di qua... Se vado giù di qua... no, sbaglio lo stesso. Ferma. Vado giù di qua. Sbaglio. Mi sa che non c'è una via per arrivare a Mazus da qui in realtà. Vado giù di qui. Sì. Vado giù di qui, sbaglio lo stesso, perché quassù non posso salire. Se vado di qua. Basta. Sì, sì, mi dà let go invece di run. Ma perché ne ho... ah, no, ok, posso salire da qua, mi sa. Esatto, e fare il giro losco. Lì, tra l'altro, a prendere questo. Ho preso Star Earrings, a chi li posso equipaggiare? Mi sa che sono forti. Sono fortini, non incredibili. Comunque ho preso anche questi. Ecco, qua forse posso andare da Mazus. No, neanche da qua. Come cazzo ci si arriva da Mazus? Porca vacca. Mi sto irritando fortissimo perché non capisco come ci si arriva. C'è per forza un modo, ne sono sicuro, ma non mi ricordo quale cazzo sia. E quindi niente, mi attacco a Argazu. Perché poi... facendo di qua, andando di qua. A qua posso salvare intanto. Yes.
Troverò il modo per arrivarci da Mazus. Comunque, tanto adesso non lo posso comunque reclutare. Se non riesco a beccarlo, non è un problema. Se vado a destra, forse di qua. Ammazziamo anche questi poveri stronzi. Basta zombie, basta scherzi. Sono troppo forte. Tutti i soldi gratis. Ecco, se cado di qua, sbaglio. Se invece cado di qua, faccio il giusto e faccio il giro lungo e mi prendo anche questo. Oh, Windat, questo è forte. Molto forte. 7 di velocità, resistente al coso, 24 di difesa. È molto molto forte. Mi sa che posso mettere le Chichan e il Silverhead, che è più forte di quello che ho io. Molto bene. E lo cura anche. Vabbè, il Chichan è immortale, ragazzi. E quindi niente, il Chichan è immortale. Va bene così. Vi ammazzo. Sì, sono un po' troppo OP, ragazzi. Adesso andiamo a rompere il culo al golem de pietra, o come cazzo si chiama. Che tanto mi sa che questo team dura pochino. Bam bam. Tanti saluti a tutti, ciao ossa. Allora, forse qua riesco a pigliare finalmente Mazus. No, comunque ho sbagliato la strada per Mazus, che sta qua su e non c'è verso. Ma se tipo andassi giù? Infatti, cazzo. Double strike! La double strike non è quella. La double strike è quella che è quella che ti fa fare una volta e mezzo il danno. Sì, comunque ho capito come arrivare a Mazus, dovevo andare giù di lì. La double strike è quella che ti fa fare una volta e mezzo il danno e poi ti fa prendere una volta e mezzo il danno. Sì, ma è inutile. Guardate quanto mi tolgono. Cioè, potrei anche metterla la double strike. Non adesso perché non c'ho il room master, ma sono talmente OP che chi cazzo se ne frega. Cioè, guardate come vanno giusti in fondo. Sì, ciao Neclordia. Eppa! Sono ancora vive, curiosamente. Grazie per l'iscrizione, Stora K. Per la cronaca, questo sarà potrebbe essere l'ultimo live per vari giorni in realtà, perché io adesso devo andare via domani mattina. Non è in realtà ragazzi, non è detto. Eccolo qua, Mazus. Il mio nome è Mazus, sono un grande mago senza pari. Cosa sto facendo qui? Ah, non capisci, eh? Lascio che i miei pensieri attraversino questa caverna, questa pura e oscura caverna. Questo è chiaramente la vera strada per la magia. Mi spiace, ma non voglio apprendisti in questo preciso istante. Per favore, entra a far parte del nostro gruppo. L'armata dei Barbas. No, non ci siete ancora. Il tempo non è ancora arrivato. Resterò qui a meditare per un po'. Finché non arrivate a livello 4, Mazus non vi caga. È troppo potente per voi, non gliene frega una minchia. E c'ha anche ragione, perché potente è potente, effettivamente. Siamo riusciti a capire come arrivarci, comunque. No, ma dicevo, starò via 4 giorni. Non vi posso dire neanche la location dove vado in realtà, ragazzi. Tutto super segretissimo. È un evento abbastanza in pompa magna, comunque, questo ve lo posso dire. E dove sarò dovrei avere una buona connessione. Di norma, ormai ovunque io vada trovo delle connessioni, se non altro valide abbastanza per poter streamare un chiacchiere con pregianza o quant'altro. Ovviamente mi porterò tutto l'occorrente. Cercherò di streamare da là. Quindi da là aspettatevi 2 live in realtà, perché sto via effettivamente, cioè complessivamente sarò via 3 giorni, 2 live, quindi un chiacchiere con pregianza normale e un fumettanza dedicato a Spider-Man Into the Spider-Verse, perché finalmente l'ho visto ed è bellissimo e secondo me vale assolutamente la pena di vederlo. Quindi, ripeto, non vi posso dire dove vado. Ma sarà... sì, è qualcosa di importante, ragazzi, assolutamente sì. Ci sarà da divertirsi, assolutamente sì. Allora, qua giù? No, qua dove sono entrato.
Comunque, ovviamente, indipendentemente dal posto dove vado, scoprirete ben presto sulle pagine di Multi che cazzo stavo combinando. Allora, non qua. Qua neanche. Qui c'è una cassa spostabile. Wololo, grazie per l'iscrizione, Cropit. Questa la posso spostare a che pro? Vai a capire, chi cazzo sono Ricord? Sì, vabbè, voi non... Non è chiaramente Death Stranding. Non è chiaramente Death Stranding il gioco che vado a vedere. Sì, completa il passaggio sopra. Devo metterla lì. Però non la spostava verso l'alto. Perché non la sta muovendo? Sì, la muove, la muove. Ok, la devo infilare lì dentro, in teoria. Puzzles! Beh, oddio, per modo di dire. Eccoci qua. Abbiamo completato la strada, però di qua non ci possiamo andare. Ancora! Faccio prima a ammazzarli che a saltarli. Potete star sicuro che non sia Cyberpunk, anche perché CD Projekt non manderebbe sicuramente me. Ecco, di qua si va. E ora passiamo. Qua non c'era un cazzo, vero? Si sa mai. Controllate sempre per i passaggi segreti, che non è mai detto. Sai che siamo quasi alla boss fight. Siamo alla boss fight. Victor, vai per primo. Cosa? Perché? C'è qualcosa che sta per uscire? Filmaten! Boom! Cazzo, a Rock Golem gli avevano dedicato la CG, ragazzi. Che figo che è sto boss. Quanto cazzo è disegnato bene. Sembra tipo... Che figo che è sto boss, cazzo. È proprio bello. È proprio bello. Allora, Mother Earth. Potrei mettere... No, no, no. Sì. Aumentiamo la difesa di tutti. Victor gli tira una titanata in faccia. Kill attacco normale. Luke... Allora, Luke, mi devo tenere qualcosa. Va benissimo, The Shredding. The Shredding. Can... No, Can attacca e basta. Minchia, 298 più 74 con la Lightning. Questa è figa. La Mother Earth Rune è una runa della Madonna. A parte che l'effetto è bellissimo. Magic Defense, Defense up. The Shredding gli dovrebbe fare del male. Anche se avrei dovuto mettergli una Lightning Rune. Una Lightning Rune. Oppure no, 740 è comunque più che giustificabile. Bam, Brand! Lei fa comunque 200, no, di più, gli fa tipo 400 di danno. Anche Kang gli toglie mica poco, minchia le cartelle. Le toglie comunque sto stronzo, non va assolutamente sottovalutato. Bam, 175. Victor mi deludi un pochino. Dai, Chichan, prima di ammazzarlo ci vuole ci vogliono 8 vite. Tac. Runa. Shredding. Un bel attacco. Via.
Sì, questi comunque non sono boss sottovalutabili, ragazzi. Cioè, vanno menati di cattiveria. Ci vuole un po' per me. Bam, bam. Quanti danni comunque fa. Mamma mia, Killey. 100, 100, poi ancora 100, 100. Vai come tra l'altro. Questa fa male a tutti. Sì. Sì, ma toglie in casa. Posso attaccarlo per 5 turni prima di dovermi curare tutto il team. Quindi sono proprio tranquillo e rilassatissimo. Guarda che si rigenerano anche. Potrei usare anche la... e il Palace. Vediamo se toglie di più Pale Palace di decidere. Che al Cicciang gli rompo proprio il culo quando lo piglia bene. Sì, sì, ho anche la defense up per adesso, però hanno anche tipo 400-500 punti vita i miei personaggi. Questa è fighissima. È fighissima. Però toglie meno di The Shredding. Perché è una bestia. Ah, ma minchia, ma c'è la chat. C'è la chat visibile, non pensavo. Guarda che la levo. Mi ero dimenticato della chat, ragazzi. Ah, minchia, Rio non sta messo bene in realtà. Allora, calmi tutti. Non pensavo. Vabbè, attacca il Cician. È un buon momento per la runa. Bright Shield, Shining Light, Battle Hot. Great blessing a tutti. Runa di Victor Titan. Chi lei attacca? Luke. Cyclone può fare il wing su Rio. Tu attacca questo. Tanto il wind. Ecco, 229. Facciamo 57 a Rio che mo cura tutti e basta, si riparte. Quanto leva. Boom. Ancora l'earthquake. No, no. No, l'ho già ucciso. No, veramente. Ok, sono troppo. Sono veramente rotto. Ho veramente un team rotto. Completamente rotto. Cioè, l'ho disintegrato. L'ho disintegrato. Porca troia. Forse li ho potenziati troppo, ragazzi. Forse li ho veramente potenziati troppo. Sono un po' troppo forte. Tra l'altro non ho neanche mai usato le magie di livello elevato. Quindi, cioè, sono proprio... A parte che credo che siano... Sì, sono praticamente tutti al massimo, tranne Khan, che adesso lo curo. C'è solo Khan e Victor che hanno un po' di danni. Vabbè, il Cicciano 995 lo posso anche tonare. Lo posso anche tenere. Vabbè, sì. Non ha fatto in tempo dal cavaliere a sparare il laserone. È un team troppo forte. Sì, è troppo potente il team. Che bella anche sta scena. Che cambia prospettiva e sei dall'altro lato. E arrivi alle miniere di Tinto. E adesso a Tinto ci sono gli zombie, perché Tinto è invasa ovviamente dai non morti. Però a noi non ce ne frega un cazzo che dobbiamo rompere il culo a Necklord. Quali spicchiamo tutti i pompieri. Ecco, ammazza anche l'altro e anche così un altro attacco all'unicombi, così perché ce l'aveva voglia. E ha anche mancato la carica, tra le altre cose, e la Cician si è ricaricato i punti vita che gli mancavano. Adesso sono tutti pieni. Mamma mia, sto team è troppo potente, troppo potente. Qua non c'è un cazzo, o sbaglio? Posso andare? In teoria posso andare.
basta. Non sto neanche a menarvi a voi. Oddio, che cazzo vado qua? Sotto c'è qualcosa? Una roba che avevo già preso, non so. Sì, uccidiamoli. È bello sui coder, ma i random encounter sono sempre una rottura di cazzo, eh. Quello che mi vuole. Lui gli si piace una bella portata. Not a problem. Pem. Oh, mi ha laserato. Non me l'aspettavo. Vabbè. Brac. Necrolord è tipo così. Necrolord è un boss che fa attacchi ad area di magia e è più, molto più pericoloso dello Stone Golem. Ha anche quasi il doppio dei punti vita in realtà, eh. Ecco, ci siamo quasi. Attento, se non erro, i nemici sono un po' più forti rispetto alla caverna. Vabbè, voi lasciate stare. Siamo vicini alla fine della storia, Paolo. Dopo Necrolord c'è, se non erro, l'ultima grossa fase. Cioè, Necrolord è quasi una parte secondaria. Neanche poi tanto in realtà, eh. Vi serve per prendere un botto di stelle, perché dopo la parte di Necrolord prendete Khan, Sierra e tutti quelli che sono rimasti coinvolti nella battaglia, quindi tipo 10 stelle diverse. Ecco, qua ci sono gli zombie in giro, come detto. Se invece vado dallo zombie... Ah, lo meno, perfetto. Sì, questi zombie sono un po' potenziati rispetto a quelli delle caverne, vi danno anche molti più punti esperienza e credo anche molti più soldi, però vanno giù comunque come se fosse un cazzo perché è un team di bestie. E non colpisco. Molto bene. Quindi in realtà potrei semplicemente stenderli tutti e sti cazzi. Ricordo dove devo andare per rompere il culo a tutti gli zombie, cioè per beccare Necrolord. Non mi fanno una minchia sti zombie, ne rimane vivo sempre solo uno. E pensate se avessi preso... Ho preso un ornamento col punto di domanda, che può essere sempre utile. Qua ovviamente non è che c'è quello che mi fa le armi. Credo di dover andare per forza di qua. Qua vi fate un botto di esperienza se li uccidete tutti, eh. Però davvero non è così necessario, c'ho il team talmente forte. Cioè, se livello ancora di più diventa ancora più una cazzata. Cioè, gli tolgo 3. Dai, che cazzo. Ne sopravvive uno all'attacco e gli toglie 3. Brava, brava, brava. Whatcha? Divina scuola di Okuto di Long Chan Chan. Col baffo. Abbiamo preso anche un po' di basi. Ce li siamo levati. Ammazziamo anche questi. Sì, la Jashugan. Beh, è giusto, Dark Cavaliere è un vampiro. Quindi ci sta anche che attacchi i personaggi femminili. Rimane vivo uno, mi fa un danno e poi muore. Spack.
sono soldi, sono tutti soldi, soldi, soldi. Sentiamo anche loro. Sì, Kill è un misto tra tipo Alucard e Vash the Stampede, con però le lame da mano, che hanno un nome specifico che non mi ricordo come cazzo si chiamano. Sono le armi di Voldo, ma non mi ricordo mai come cazzo si chiamano. Ah, sono in loop perché non si può passare di qua. Molto bene. Ah, quindi tecnicamente io li potrei anche minare all'infinito? Molto bene. Devil May Cry 5 lo recensisci tu? Credo di sì, Bliskin. Vedremo quando sarà il momento. E se Capcom ce lo manderà. Non è dentro qua. Dove cazzo stava? Dove cazzo stava quel coglionazzo di Necrord? Forse dovevo risalire di sopra e... Ma no. Devo andare qua. Ah, aspetta. Così risalgo. Stesse al municipio. Però dove cazzo stava il municipio qua? Quello è il problema. Qua a sinistra? No. Sali sopra? Sì, è una possibilità concreta, Rael. Non dipenderebbe da me né da noi e non ci potremmo fare assolutamente nulla. Sì, mi sa che è qua. No, non è al municipio, ragazzi. Dove cazzo stava? Dove cazzo stavi, Necrord? Quassù. Buon lavoro, Joshugan. Sì, nel caso succedesse e non avessimo ancora Devil May Cry 5, non so quanta utilità avrebbe farci una recensione sopra in ritardo rispetto agli altri, dico la verità. Ah, eccolo qua. Forse preferirei a questo punto... Ah, è in chiesa, certo. Forse preferirei a questo punto giocarmelo per i cazzi miei con calma invece di doverlo lasciare e recensire. Ok, andiamo. Andiamo a rompere il culo a Necrord. E loro sono ancora vivi. Lily. Wow, lasciami tornare da mio padre. Lasciami tornare da mio padre. Idiota. Che cos'è questo? Cosa sarebbe questo? La tua moglie numero 70? Perché hai catturato questa piccola ragazzina? Sono immortale, quindi finché non cresce la terrò al mio fianco e la farò diventare una lady. Concettualmente è quasi sensato. Non dire una cosa così disgustosa. E comunque perché mi hai catturato? Devo diventare anch'io tua moglie? Non essere assurda. Una donna volgare come te non è dei miei gusti. Tu sei tu... Cosa? Cosa sarebbe volgare di me, Lowen? Ecco, questa è la cosa che dico che ritengo volgare. Insomma... E arrivano. Ehi, sto arrivando. Victor, come sei entrato qui? Non dirmi che hai sconfitto il golem di pietra. Stai zitto, non parlare così. Quando penso a sconfiggerti sono così felice che mi viene la tremarella.
Pensi davvero di potermi battere con quella povera, con quella spada poco affilata? Vampiro, la punizione per avermi preso in giro sarà molto pesante. Ti farò pentire. Te ne farò pentire fin nelle profondità della tua anima. Sì, sì, diglielo, Star Dragon Sword. Adesso c'è un dialogo bellissimo. Victor e Rio, ora vi porterò entrambi nell'altro mondo. Ovviamente farò buon uso dei vostri cadaveri. Farò in modo che tu non possa sorridere così mai più. Ti taglierò, ti farò a pezzetti. Fermi tutti, perché mo adesso c'è Victor che inizia, signori. Ti farò a pezzetti. Ti triturerò. Ti farò seccare al sole. Ti spezzerò in mille pezzi. Ti seppellirò nella terra. Ti piscerò addosso. E poi ti tirerò fuori dalla terra. Ti tirerò. Ti allungherò. Ti butterò in giro. E poi, in qualunque caso, comunque non ti perdonerò mai. E Necrod rimane senza parole. Come sempre, sei un uomo piuttosto volgare, ma non dimenticarti che ho due ostaggi. E non riesce più a uscire. Questo Khan gli ha messo la barriera. Ah, è stata veramente una gran performance, Victor. Grazie a te, siamo preparati. Sei Khan! Questa è la barriera sacra che la famiglia Marley ha ricercato per generazioni. E ora non puoi utilizzare il tuo teletrasporto. Quindi sei costretto a combattere. Tu, ma io ho il potere della runa della luna. L'offerta sacrificale era abbastanza, quindi questa barriera sacra verrà distrutta. Oh, potente luna della runa. Il sangue di 100 uomini, bla 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 bla, e si era dice. Runa della luna, sigillati e stai a dormire per un po'. E Sierra gli blocca la luna della runa. La runa della luna. O la luna della luna. La luna luna, la luna luna luna. La runa luna. No, non può essere. È Sierra l'antica. La maestra del culto. Farò in modo che tu mi ridia la runa che mi hai rubato 400 anni fa. Così che la maledizione di quella runa non possa ancora diffondersi. Ah, sto per dirlo. Ehi, Necklord! È tempo di fare una scommessa. Ah, quanto te... Cash in your chips, è tempo di fare una puntata, tipo. Ah, quanto a lungo ho aspettato questo momento. E adesso Victor gli rompe il culo. Tu, maledetto, non sarò sconfitto adesso, io vivrò per sempre. E invece no, Necklord, adesso... Ti rompiamo il culo. Allora, El Chichan. Allora, Rio intanto con la Mother Earth, prima cosa. Repel Magic su tutti, un canopy defense. Sentite la musica! Alziamo sta musica. Che quasi, sembra quasi quella di Mortal Kombat, ma è più figa. E adesso sono partito, perché direi che Blue Gate, Empty World. No, questo è fatto troppo male anche a me. Vabbè. Charmando. Questa è rischiosa quello che sto facendo con Cyclone, perché danneggia anche me, ma dopo faccio la cura globale. E qua, sì, fa molto anche Castelmagno. Questa fa malissimo. Però fa malissimo anche i miei. Infatti sto rischiando grosso, guarda. Potrei morire per... Vabbè, 165 non è abbastanza. Mi si è pigliato una bordata con un pallucino. Così lui cancella la magia e poi aumento anche la difesa. Però poi... Dopo questa faccio la cura del berserk. Anti-magic. È vero che lui shotta un personaggio. Lui può uccidere immediatamente un personaggio con il laser. Vabbè, sono portati tutti dalla magia, però Ryo è morto. Devo riportarlo in vita con Khan.
È vero che ha l'abilità che shotta i personaggi, sto figlio di puttana, me l'ero completamente dimenticato. Mi ha tolto un bordello. Bam! Allora, adesso lo portiamo in vita Rio. Chichan Yemena. Con lui si fa un bel cyclone. Con Khan si fa Resurrection. Lui può curare 5. Lui può riportare vita 5 volte uno a terra. Comunque. E adesso gli fa Run. Gliene fa di danni, cazzo. Bam. Mi ha tolto quasi un cazzo. Cioè. Adesso Rio torna in vita. Avrei dovuto usare subito il super curone del terziario. Mamma mia, che musica. Bella anche la mia. Cosa fa male. E infatti Rio è tornato giù. Porca troia. Più il tempo a curare Rio che il resto. Adesso si trasforma. Cazzo, che sfiga però che mi ha shottato Rio subito all'inizio. Oh, oddio, l'ho ucciso. Sti cazzi. Quando dico che ho il team troppo potente, ragazzi. Non scherzo. Mi ricordavo si trasformasse Necrod, mi ricordavo male. Mi sono confuso con qualche altro gioco. Serra, per favore, perdonami, perdonami. La runa te la restituirò. E allora fallo velocemente. Ok, sì. E Necrod ridà la runa a Serra. Sì, sono un po' troppo potente, ragazzi, lo ammetto. E vabbè, niente ex per Rio, ma tanto lo uso talmente tanto che se la rifarà con altre, in altre occasioni dal cavaliere. Victor, il mio lavoro è finito. Fai quello che vuoi con lui. No, non puoi, no, no. La mia famiglia, i miei amici, le persone che erano importanti per me, li hai uccisi tutti tu. E non è tutto. Sei passato sopra la vita di molte, molte più persone. È troppo tardi per pregare per la tua vita. Ehi, Star Dragon Sword. Muori, vampiro. Cla. Finalmente è finita. Bene. Bene, torniamo indietro. Necrod è morto, non c'è più niente da fare qui, non è così, Rio? Abbiamo vinto. E Tinto è improvvisamente tornata normale, come se nulla fosse accaduto. Rio non è morto per sempre, ovviamente, alle Goblin. Si è solo rimasto un po' stordito. No. Sai che dobbiamo tornare a Chrome. Sotto e potenzio le armi. Perché le
mie armi sono non a livello massimo, e ho preso un botto di soldi con la battaglia contro Necklord. E a Tinto c'è il fabbro, questo me lo ricordo assolutamente. E c'è il fabbro che arriva fino al livello 13, tra l'altro. Allora, prima è le Cicciane. Poi ovviamente pompiamo Killey. Lo sto giocando su PSX, ragazzi, emulato. Che ovviamente è molto forte. Cioè, è un ottimo emulatore. Il canale non interessa, io invece sì. E ho già quasi finito i soldi. Perché purtroppo il potenziamento delle armi costa veramente uno spaccello. Ragazzi, abbiamo ucciso Necklord, siamo andati ancora una volta molto avanti. Non manca tanto, non manca tanto. Anche perché comunque... Ah, vabbè, tanto vediamoci la scenetta. Lily torna dal padre. Padre! Qualcuno mi ha followato, non ho visto chi. Celsian Void, grazie per il follow. Lily, stai bene? Avevo così tanta paura. Marlo, ah, Miss Lily, non c'è niente di meglio di sapere che stai bene. Ah, Lowen, stai bene? Gigimu. Koyu, sì, sorella Lowen. Voi due idioti, cosa state facendo? Siete una disgrazia per il Lamp Dragon. Mi dispiace tanto. È Lowen la capa. Gustav, Lord Rio. Lord Rio, stai bene. Lord Jess ha raccolto il resto dei soldati di Muse e ha eliminato gli zombie. Rio, hai sconfitto Necklord e liberato Tinto. Perché? Perché lo hai fatto? Non voglio correre, non voglio scappare ancora. Jess potrà anche starvi sul cazzo, avete tutte le ragioni, ma è un altro di quelli che deve unirsi al vostro gruppo. Ho capito. Sì, ora L.C.Chan con un pugno rompe le dimensioni, è la verità. Hauser, ho perso un sacco di ottimi soldati a causa della mia stupidità. L'ultima richiesta di Annabelle era che Muse e lo Stato venissero salvati, ma ho realizzato che non posso farcela, non posso sopportare questa responsabilità. Lascio il mio seggio come... Lascio ad altri la mia posizione come sindaco temporaneo di Muse. Sotto la legge di Muse, il prossimo sindaco sarà Fitcher, che tra l'altro è sempre parte del nostro gruppo. Ho sentito che Fitcher è nell'armata dei Barbas, ora quindi puoi entrare a far parte anche tu dell'armata dei Barbas. Hauser, Lord Jess, e cosa mi dici di te? Hauser è... come si chiama quell'attore che faceva Blade? È praticamente Wesley Snipes. È l'equivalente di secondo di Wesley Snipes. Non posso stare qui. Lord Jess, lasciati dire questo da amico che ha combattuto di fianco a te. Dovresti combattere anche tu nell'armata. Lord Rio e... nell'armata di Rio. Lord Rio e state mirando allo stesso obiettivo. Non dovresti dividerti dalla compagnia per una ragione così stupida. Combattiamo insieme, Lord Rio. Lasciami chiedere soltanto una cosa. Pensa al passato. Lady Annabelle piacevi un sacco a Lady Annabelle. Era felice che il figlio di Genkaku fosse cresciuto così coraggioso. Sei sicuro che tu non stia tradendo la sua fiducia in te? Non sto tradendo nessuno. Ho creduto ad Annabelle e fino ad oggi ho sempre combattuto per Muse e la città-stato. La mia rabbia per averla persa potrebbe essere stata mal riposta. Ora Annabelle se n'è andata e devo vivere secondo la mia coscienza. Lord Rio, mi dispiace per la mancanza di rispetto che ho mostrato nei tuoi confronti. Lasciami combattere assieme a te. Lord Jess, dice Hauser. E non ve lo stanno dicendo, ma in realtà, tra le stelle,
è entrata l'ira di Dio di gente adesso, ragazzi, perché non è entrato solo Jess assieme a Hauser, ma sono entrati tutti i Lamp Dragon e sono entrati anche gli altri due. Cioè, quindi abbiamo tipo guadagnato, cioè, anche Sierra, e abbiamo guadagnato anche Khan, un botto di persone, ragazzi. Quindi siamo veramente molto vicini a completare le stelle, saremo attorno alle 100. Mi sa che posso già prendere Mazus, ed è cosa buona e giusta, insomma. E ho un team veramente incazzato, veramente potentissimo, come potete vedere, perché tra l'altro obiettivamente sto spaccando i culi ai boss come se fosse niente, sono veramente sovralivellato, ma già si era visto contro Luca Blight, perché Luca Blight normalmente è una boss fight difficilissima e io gli ho rotto il culo, quindi diciamo che ho forse gestito un po' troppo bene il team, e tra l'altro non è neanche al massimo, perché io avrei anche da prendere delle altre Rage Rune, delle altre rune in giro, che quelle rune potenziate ci sono in giro che possono fare ancora molto peggio. Quindi, insomma, come sempre, molto amore a tutti quanti, ragazzi. Grazie per l'iscrizione a Tetramir. Grazie come sempre per avermi seguito così numerosi. Perché, ok, sì, con Suikoden siete pochissimi, perché siete sotto i 100. E di norma un live sotto le 100 persone è un live da pochi. Ma chi se ne frega, nel senso, volevate che lo completassi e lo stiamo completando, manca poco. Tornato dall'evento che devo fare nel luogo dove devo andare, che non vi posso dire, continueremo, ovviamente, tanto non ci manca molto. Secondo me 3 orette ce lo finiamo. 3 orette, 4 al massimo e lo finiamo. Oddio, sì, 4 se vado a prendere tutte le stelle. Secondo me ce la caviamo con 4 ore di gioco ancora. Forse meno, in realtà. Quindi ancora un paio di live. 2-3 live e lo chiudiamo. Grazie come sempre per essere così numerosi. Grazie per l'iscrizione, grazie per i follow. Manca poco. Manca poco alla chiusura di Suikoden. E niente, appunto, da là, come detto, se riesco si farà un chiacchiere con Pregianza e un fumettanza nei prossimi giorni, non direttamente domani perché dovrei arrivare molto tardi, quindi non credo che lo farò in notturna, ma il 26, quindi domani non vedrete live, ma il 26 e il 27 dovrei farcela a fare live. Quindi appunto aspettatevi dal luogo dove mi trovo e poi insomma ricominciamo con la schedule solita senza troppe problematiche. Molto amore a tutti quanti, ragazzi, ci vediamo al prossimo live, auguratemi buon viaggio, ciao ciao.